Bentrovati, nell'editoriale di oggi voglio condividere con voi una riflessione sul ruolo, l'importanza che gli avvocati hanno all'interno di questo nuovo governo e soprattutto all'interno di questo momento politico. Si dice che questo sia un governo degli avvocati anche perché all'interno, no, della compagine ministeriale siedono diversi ministri, a cominciare dal Premier, con una formazione e una professione da avvocato appunto alle spalle e qualcuno ha cominciato a vedere anche in questa sensibilità verso il mondo forense, l'attività forense, alcune delle iniziative intraprese o allo studio, ecco, dell'esecutivo. Per esempio, no, si è detto nei commenti che hanno riguardato il decreto dignità e in particolar modo l'intervento normativo che dovrebbe reintrodurre le causali, no, nella dinamica di rinnovo dei contratti a tempo determinato, che questa innovazione darà sicuramente grande attività e grande lavoro a tutti gli avvocati giuslavoristi che invece in prospettiva con il Jobs Act la vedono progressivamente calare. Potrebbe essere vero, staremo senz'altro a vedere se così sarà una volta che comunque questo decreto sarà diventato legge. Altra cosa, l'attenzione al mondo delle specializzazioni. Sappiamo che dall'approvazione della legge professionale del 2012 il capitolo specializzazioni è rimasto praticamente congelato, sospeso tra vari ricorsi amministrativi e così via. Adesso pare che le cose si stiano per sbloccare e pare, insomma, che ci sia anche quindi da parte del governo la disponibilità, l'attenzione a rimettere in moto una parte di quella legge di riforma che in realtà è molto attuale, molto importante, rispecchia, diciamo così, quello che il mercato di oggi nelle professioni legali e quindi darebbe nuovo impulso introducendo per esempio fra le tante anche per esempio la specializzazione in diritto della privacy, in diritto dell'informazione e altre attività come dire a forte contenuto contemporaneo. Tutto vero dunque, però bisogna anche stare attenti o nel momento in cui si pensa, no, che questo sia un governo che stia o possa produrre molto e molto di positivo per gli avvocati, bisogna anche, come dire, fare attenzione a quelle che possono essere le azioni o iniziative politiche che in realtà sugli avvocati vanno ad impattare non direttamente, come i casi precedenti, ma che comunque possono andare ad impattare sul mercato all'interno del quale gli avvocati operano e lavorano. Il caso, come dire, che mi viene subito in mente è proprio quello dello scenario nel mondo delle operazioni straordinarie, quelle in cui l'Italia è territorio di operazioni di acquisizione o di vendita di società da parte di società straniere o nazionali e operazioni che si realizzano e si perfezionano soltanto all'interno di un quadro di stabilità, certezza normativa e così via. Ecco, tra i compiti forse più delicati che questo governo così nuovo da tutti i punti di vista ha da affrontare sicuramente c'è quello di mantenere vivo il momento dinamico che sta affrontando e sta caratterizzando il mercato delle operazioni straordinarie. Ecco, se anche da questo punto di vista l'esecutivo sarà capace di tenere il passo e anzi magari migliorarlo anche, beh, allora probabilmente potremmo dire che davvero è un governo attento anche alle esigenze del mondo forense. Per adesso è tutto. Ci aggiorniamo alla prossima.